avvicinando l'8 settembre e come ogni anno ci apprestiamo a commemorare la giornata mondiale della fisioterapia. Quest'anno lo facciamo dopo aver realizzato una delle più grosse conquiste per la nostra professione, ovvero la elezione e l'insediamento di tutte le commissioni d'albo. Tra l'altro a brevissimo ci appresteremo ad eleggere la nostra commissione d'albo nazionale che darà rappresentanza istituzionale centrale proprio per tutti i fisioterapisti. A che cosa servono le commissioni d'albo? Servono innanzitutto a tutelare gli utenti, a tutelare i cittadini, a tutelare i malati. A tutelarli da chi? A tutelarli da chi abusivamente per anni ha esercitato la nostra professione. Ecco, da ora in avanti non sarà più possibile, perché grazie alla legge 3 del 2018, grazie all'istituzione dell'Ordine delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui noi fisioterapisti facciamo orgogliosamente parte, per poter esercitare una professione sanitaria bisogna essere iscritti all'albo professionale. E ovviamente serve a tutelare anche tutti i fisioterapisti, sia dal punto di vista della tutela professionale appunto, ma anche dello sviluppo professionale. Recentemente nella mia regione, io sono il presidente della commissione d'albo di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara, e con un'azione congiunta insieme ai miei colleghi della commissione d'albo di Siena e della commissione d'albo di Pisa, Livorno e Grosseto, abbiamo ottenuto uno dei più grossi risultati di questi ultimi anni, ovvero la Regione Toscana finalmente ha dato mandato a tutte le aziende sanitarie del territorio regionale di istituire il fisioterapista di comunità. Il nostro prossimo obiettivo sarà anche quello dell'accesso diretto in fisioterapia. Quindi diciamo, le commissioni d'albo oggi servono a questo. Siamo stati rappresentati per 60 anni dall'Associazione Italiana Fisioterapisti, che per 60 anni appunto è stata la nostra associazione maggiormente rappresentativa, è stata la nostra rappresentanza politica. Da ora in avanti sarà il nostro braccio scientifico. Da ora in avanti le commissioni d'albo avranno il dovere di camminare gomito a gomito, mano nella mano, con la nuova AIFI, con la nuova Associazione Italiana Fisioterapisti, associazione tecnico-scientifica, che sarà appunto il nostro supporto scientifico all'azione politica delle commissioni d'albo. Quindi colleghe e colleghi, io vi faccio i miei migliori auguri ancora una volta per questo 8 settembre, vi porto anche i saluti dei colleghi della commissione d'albo che rappresento, il saluto di Patrizia, di Carlotta, di Christian, di Luca, di Elena e di Lorenzo. E vi faccio ancora i miei migliori auguri e lancio un grido veramente: viva la fisioterapia, viva l'8 settembre. Ciao. Ciao a tutti, sono il dottor Andrea Embesi, segretario e membro della Commissione d'Albo dei Fisioterapisti di Bergamo e Provincia. Sono qui oggi per parlarvi di quello che è stato il ruolo delle commissioni d'albo nel periodo Covid e di quello che abbiamo realizzato ed ottenuto per contrastare l'emergenza sanitaria. A livello centrale sono state create ed inviate le linee guida per i liberi professionisti. Nelle zone più colpite è stato possibile collaborare con ATS, con l'Ordine dei Medici e con l'Ordine degli Infermieri. Sono nati infatti dei tavoli di lavoro e dei gruppi di cooperazione. Molte commissioni d'albo hanno dato il via alla cascata di tamponi per tutti i colleghi, sia i liberi professionisti sia i dipendenti. In questo periodo abbiamo capito l'importanza di associazioni come quella di ARIR. Da ciò è nato un corso webinar sulla gestione del paziente Covid, aperto a tutti i colleghi della Lombardia. Le commissioni d'albo si sono mostrate aperte sin da subito ad iniziative di vario genere e in generale credo di poter affermare che il lavoro svolto durante questo periodo difficile, durante questi lunghi mesi, sia stato degno del nostro incarico e della nostra amata professione. Un saluto. Salve, sono Romana Pagano, vicepresidente della Commissione d'Albo dei Fisioterapisti di Salerno, l'organo a cui è affidata la valorizzazione e la tutela professionale del fisioterapista. Ho il piacere di partecipare alla giornata della fisioterapia che, come avviene in Italia e in tutto il mondo, si celebra ogni anno l'8 di settembre. La mia partecipazione non sarà solo come fisioterapista, ma in rappresentanza di tutta la Commissione d'Albo dei Fisioterapisti di Salerno e per l'area del Sud Italia.
Quest'anno le commissioni d'albo territoriali sono state chiamate a partecipare attivamente alla campagna promozionale sostenuta dall'Associazione Italiana dei Fisioterapisti. Con il progetto dal titolo La fisioterapia e la vita si rimette in movimento, sono state pianificate una serie di iniziative rivolte, oltre che ai fisioterapisti, alla cittadinanza e alle istituzioni. Questa giornata rappresenta l'occasione per far conoscere le innumerevoli aree di intervento della fisioterapia, gli ambiti specifici di competenza del fisioterapista, le ultra specializzazioni e i gruppi di studio specialistico dei GIS e dei NIS di AIFI. È l'occasione per far capire l'importante lavoro del fisioterapista, della sua necessaria e fondamentale presenza all'interno dell'equipe multi ed interprofessionali, all'interno dei reparti riabilitativi ospedalieri e post-Covid, all'interno delle strutture sanitarie territoriali e quindi all'interno del sistema salute. Quest'anno, in aggiunta a tutto questo, c'è un'importante novità. La campagna è rivolta al cittadino e al suo diritto di tutelare la sua salute, affidandosi a professionisti abilitati. Quest'anno in più vogliamo dare informazioni sull'esistenza dell'albo professionale. L'iscrizione obbligatoria dei professionisti sanitari sancita dalla legge numero 3 del 2018, la cosiddetta legge Lorenzin, ha permesso finalmente di rendere visibile l'elenco dei professionisti abilitati e quindi la possibilità ex ante per il cittadino di verificare se il professionista a cui si sta affidando la sua salute è un fisioterapista vero e certificato con un numero di iscrizione all'albo o è un millantatore, un abusivo della professione e pertanto denunciabile alle autorità competenti. Attraverso una facile e veloce ricerca sul sito dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia territorialmente competente, si può verificare l'iscrizione all'albo dei fisioterapisti. La lotta all'abusivismo è un punto cardine dell'attività dell'Ordine e delle commissioni d'albo. Insieme possiamo debellare finalmente la piaga dell'abusivismo professionale, garantire la tutela della salute e assicurare prestazioni fatte solo da fisioterapisti veri.